Sì, intanto confesso che io l'intervento di Luca l'ho ascoltato stanotte, questa era la parte finale, la parte iniziale prendeva i 10 punti del Movimento 5 Stelle e sostanzialmente li distruggeva uno per uno. Devo dire con molta efficacia. Allora la domanda è: come farà questo PD, se sarà così, a governare col Movimento 5 Stelle, che era quello, diciamo, il Movimento 5 Stelle e mai col partito di Bibbiano? Il PD diceva mai con questi incompetenti. Adesso, al di là del fatto che si discute solo appunto delle nomine e meno e niente dei programmi, la domanda resta quella di fondo, cioè come farà l'Italia ad andare avanti con questo governo? Ma voglio fare un passo indietro. Quando si è creato il governo Lega e 5 Stelle, noi non eravamo affatto favorevoli. È il frutto di una legge malata che non ha consentito di esprimere, nonostante i risultati, una maggioranza solida. Ma se si andasse a votare oggi, stando a quelle che sono non solo i sondaggi che possono essere, come dire, fluidi, ma stando ai risultati ottenuti, ci sarebbe un'altra maggioranza, una maggioranza in grado di dare al Paese stabilità e un programma omogeneo. Io tutto questo nelle altre ipotesi non lo vedo. Io vedo paura per le urne. Qui rischiamo di riportare il 5 Stelle, vuole rimanere dove sta, nella scatoletta di tonno, e il PD vuole tornare a occupare delle posizioni importanti e lo vuole fare, e sarebbe la quarta volta in 6 anni che il PD, che ha perso in tutte le elezioni, torna al governo. È paradossale o no? Perché poi bisogna chiamare le cose con il loro nome e anche con il sentire un po' quotidiano delle persone che si fanno giustamente le domande. Ma com'è possibile che dopo essere stati sconfitti escono dalla, diciamo, dalla Allora, abbiamo finestra preso alle per tornare? politiche gli stessi voti della Lega. Gli stessi No. voti della Lega, però avete perso tutte le regionali, avete perso Parlo ultimamente delle elezioni avete parlamentari. guadagnato in questa settimana una risibile percentuale, quindi evidentemente, voglio Non andrei dire. al confronto tra i nostri partiti perché non la vedrei vincente. Vabbè, No, secondo ma me infatti noi non cosa hanno andiamo a guadagnato entrare in i vari queste, che voi che partiti? ambite a fare questa mucchiatina, noi siamo fuori da tutto questo coro, non siamo coerentemente da 14 mesi, questo Siano tu non lo potrai mai riconoscere, come un compenso agli elettori Le ho sì. solo detto che alle ultime elezioni politiche Lega e Partito Democratico avevano la stessa dimensione. Ho solo detto questo, non è che. Della vedova. Sì, io parlo di crescita, io parlo di crescita. No, Noi non siamo lo nego, cresciuti ma. da quando Della abbiamo preso il vedova. governo dello 0,9, sarà pure questo un dato, arriveremo Mi all'8,3 partiti. complimento, Ci ma non mi torniamo, pare un dato Raudi, rilevante. della vedova.